E benvenuti in questo nuovo episodio di Dragon Ball, che a quanto pare si incomincia contro i cattivi più forti della prima serie, c'è le Freezer, e sarà molto dura visto che uso Gohan e Videl. Absolutely dread. Frieza! And Cell too? Oh my, we're honored that you know who we are. And finally, we have an opportunity to play a little. Darn, I'm worn out, but I have no choice here. Okay, Darn, poi Fidel. Finché di livello sono 364 di 838. Come livello di combattimento sono superiori. Ready? Fai! Peccato però che uno sempre le stesse tattiche sul quarto Freezer, che è fissato con il raggio letale, quindi è abbastanza prevedibile. Vieni qua. Ecco, faccio un po' di pulizia attorno, va. E ancora tiro, ce l'offro io. Ecco, assaggia la mossa più odiosa del gioco. Criticate. Olè, mancato. Dovessi dire la mira. Oh, ma fatto ancora, sai perché? Fuori uno, no. Oh, almeno sono riuscito più una volta a beccarlo in questo modo. Sì, non fare troppo Freezer. È una pessima idea. E no. Diluiamo di sinistro beccare, dai. Vai subito, beccalo, sì. Non l'ho detto. Ecco la fine di società dall'opera. Adesso ti elimino per Mr. Satan. Vai, dai, mazzo. E poi gioco.
village! Perfetto! Oh. Vabbè, non sono neanche salito di livello. Ma non si posso credere. Scusate per il momento di prima. Oh man, I really am worn out. Guarda, secondo me sarei anche più esausto, ma perché ci sarà anche qualcun altro da affrontare, secondo me. Ma vediamo. Gohan, great job! You are so awesome! Oh, come on! A quanto pare no. Ah ragazzi, è una bella rottura quando i genitori ti rompono mentre resistere. Veramente una rottura allucinante. Ah, sono super creati in terzo livello. Bene. Ah, qui devo andare? Ok. You know, after Majin Buu, this is only the second time I've had to go this far. Let's finish this. Oh ma Goku, che tu credi che al terzo livello lo puoi battere? Sei un po' un illuso, visto che finora non hai fatto quasi niente. Vabbè, tentiamo questa mossa. Oh bambione, sono qua. Mancato. Carica. Cavolo, oh beh, almeno non parlo i danni qua, tanto si ripristina tutto da solo. Ecco una bella foto per te, con contorno energetico. Che bello, questo pallone da calcio. A forma di mostro, posso giocare a calcio. Vai, tira! Un'altra volta! Vabbè, posso anche usarlo come palla da pallavolo. Ok, ecco il tiro. Battuta! E l'ho fatto punto, peccato. Dietro e ce l'ho a tiro del drago, vai! Ecco fatto, neanche un blocco di vita ho perso. Beh, ci credo, io sono talmente abile, talmente forte, che sono invincibile. Vabbè. Meglio che non mi vanto troppo, va? Alright. Perché adesso arriva la parte più cattiva di Zenemba. Eccolo qua, questa forma demoniaca che a me piace tanto.
incredible. Poi leggo ancora che se sei trasformato in gemma puoi anche dargli la tua anima, tanto non puoi vincere. Ready? Fire! Che fortuna! Sento che nel film Vegeta ne ha prese tante da gemma. Specialmente quando Zeneba ha allungato il braccio contro Vegeta, dico, sembrava una mossa che ha fatto Junior. E dici, dopo so che è un tipo duro ma puoi farcela. Io torno e ti becchi un pugno in faccia. Partire del drago, vai! Devo finire con la tiro del drago la prima volta, giustamente devo finire con la stessa mossa la seconda volta, no? E sarà finita? Assolutamente no. Cosa veramente buffa se l'avrebbero fatta in questa saga è che sapete che nell'anime cartone quello che è Goten e Trunks un attimo ecco Goten e Trunks affrontano Hitler. Ecco, non sarebbe stato buffo se fosse stato un personaggio giocabile e si fosse stato lo scontro? Secondo me sarebbe stata una cosa epica, molto divertente. Gina! I don't know and I don't care. For some reason, I have a body again. Once I realized it, I came as fast as I could. Wow. I wonder if this is King Yama's doing. It's been a long time since I've been at full power, you freak. Okay, we'll do the data. E poi Goku. Detto che sarebbe stato bello se poi Vegeta non è tornato a essere un'anima vagante lì nell'inferno, ecco. Dico, non poteva stare in vita come Goku, così come poteva anche lì nel torneo, insomma, Recaio lì, insomma. Vabbè, almeno al di là sarebbe stato un posto un po' più bello, con tutte e due, no? Vabbè. Ma io mi chiedo, ma puoi sapere in che momento Vegeta è morto e anche Goku era lì, dico, in quale momento della saga è successo questo? Io non lo so, Beh, io credo che sia successo, sì, proprio dopo la saga di Majin Buu, ecco. Però, se non sbaglio, e credo di non sbagliare, quella saga poi Goku ritorna in vita, no? Ed è solo Vegeta che è morto, se non sbaglio. E non mi sembra che poi lui è ritornato in vita, o sì. Vabbè, al momento
sono un po' confuso, ecco. Quindi raga, spiegatemi un po' voi. Ecco, almeno capisco meglio. Ecco, fermo, e tease, fatto una bella foto. Oh cazzo, no. Dov'è quella sfera? Dai, provati ancora. Che peccato, non sei riuscito. Finish! Si sa, è la terza volta con la buona. Ma non per lui però. Darn it! There's got to be a way to beat him! What? No way! Gina, you do realize you're already... Anyway, I can't fuse with you! Beh, sì, credo che rifiuta. Visto che poi dovrebbe fare quella posa ridicola. Ecco appunto. Vabbè. Bello perlomeno nello scontro contro Omega Seron. L'ha chiesta lui di fare la fusione. Leave this to me. Hurry up and fuse. Okay. This is as far as you go. Ah, bellissimo. Vabbè, non è neanche potenziato poi quad. Ah, come che vi dico? Non lo potenzio. Voglio affrontarlo così com'è. Comunque è divertentissimo quando lo affronta nell'anime barra cartone e lo insulta per fargli danno, è veramente una cosa comica. Tornado! La mossa è mossa letale. E vuoi ancora? Aspetta che te lo do, appena riesco a idearmi. Io un pochino di pugni. Diare e puntare. Iper Tornado! Hai provato a schivarlo? Ma non si può schivare il tornado, caro mio, non si può. Ma non ci credo che l'ho mancato. Vai per tornado. Dannazione, l'ho mancato. Vai per tornado, colpisci! E ho vinto! Ho vinto!
Sono sicuro che voi avreste detto che avrei perso a livello normale, ma ho vinto. Perché io sono il secondo giocatore. Ah no, io sono il primo giocatore di Dragon Ball più bravo del mondo. Mentre di Naruto sono il secondo. What's taking so long, Goku? Ecco che arriva Gogeta, signori e signori. Che poi in GT si vede già in Super Saiyan di quarto livello. I'm not Goku nor Vegeta. I'm your destruction. Chissà come sarebbe in forma Super Saiyan di terzo livello. È perché non si è mai visto. Solo Super Saiyan e poi beh qua poi Super Saiyan di quarto livello insomma. Ready? Attizio, dai. Chissà se il progetto di Super Saiyan di quarto livello può avrebbe potuto contrastare il dio della distruzione. Beh, non credo proprio che non lo scopriremo mai. Ci si fa un bel taglio ai capelli, ecco. Grazie! Che parrucchiere! Dai, non posso credere che adesso sto per perdere questo scontro. E infatti non ti posso credere. Mi ha piazzato. Dico, da un momento all'altro è diventato fortissimo e veloce. Anzi no, molto rapido, ecco. Vabbè, sì, non ricapiterà di nuovo. Vuoi il gioco duro e io ti accontento. Ok, sono pronto, vatti sotto. Mancato. E adesso chi le dà? Sono io, eh? Certo, sono io. Oh oh. Oh, c'è qualche problema. Ah, bene. Anche di questa. È così che ci becca un pallone a calcio. Chissà quanti riferimenti ho fatto riguardo al calcio. Vabbè, lasciamo stare. Campo finale. Tu devi morire. So già cosa vuoi fare. E io vado qua sotto, sì, non me la fai, non me la fai. Sono troppo furbo per te. Addio. Vai. Arrivederci, mandati una cartolina.
Bene, direi che con questo, che questa saga è conclusa, giusto? Salvo, salvo, sì. Ora mi chiedo quale sarà la prossima saga che farò. Vabbè, adesso vedo, va. Perché sinceramente non lo so. Thanks to Goku and Vegeta, but after the battle, Vegeta once again found himself without a body. Questa cosa è ingiusta, secondo me. Non poteva restare vivo anche lui, non lo so. Vegeta, you lost your body and so what? You can take your body and jump off a cliff. At that moment, King Yama. Hey, King Yama! Because the two of them had rescued him, King Yama. Good for you, Vegeta. Now we can fight. As you wish, Kakarot. Peccato che questo dell'anime barra cartone non succede. Vabbè. Ora sono stufo di dirlo, quindi non lo dirò più, ecco. Pareva. Ah, vuoi fare sul serio? Beh, ovvio. Ok, alziamo il livello. Forse so che saga faccio dopo questa, credo, Non mi ricordo se era nel 3 o qua. Che è la saga dove si usa Bardock che arriva sulla terra, lui invece di Raditz. Quella è una delle saghe che ricordo. Oppure la saga dove Raditz perde la memoria. Ecco, anche quella è una delle saghe che ricordo. Però non mi ricordo se sono qua o nel 3. Ma credo qua, Boh. Questa volta mi cerco prima io. Che mi avrebbe beccato se avessi una bella combo. Ah, tu già che perdo. Appunto, già lo sapevo. Perché si sa che a livello 3 i colpi tra onde energetiche è impossibile vincerle, solo tra solo il confronto fra gli impeti del drago si può vincere. Ho visto una sfera, ho visto una sfera. Non so se riesco a prenderla però. Eccola lì, eccola lì, eccola lì. Presa. Sì, guardami pure qua che c'è un po' di carni, è bella idea. Arrivo!
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beh, ben, questo sì che è un bel finale. Via del Drago. Ah, credo che adesso arriva la saga GT, raga, credo. Via del Drago mi fa pensare a... After enjoying themselves for a short time. Thank you, King Yima! Dicevo, mi fa pensare a Omega Theron, ma vedremo, vedremo. Kakarot, I will never fuse with you again. See you later, Vegeta! Yeah, much later. And thus, another crisis safely averted. Poi non mi ricordo se ho già fatto la saga di Babi. Baby, sì, insomma. Ok, vediamo un po'. Via del Drago. Qual è? Ah, quella di Tapion. Ah, ok. Molto bene, ragazzi. Questo episodio finisce qui. E ci vediamo all'Ira del Drago. Ciao.